Dal notiziario parrocchiale numero 3 della Chiesa Maria Ausiliatrice leggiamo: si lotta Satana con la spada della parola di Dio, con lo scudo della fede, avendo i piedi calzari dello zelo, come le sentinelle di un esercito, e nella preghiera ardente solo così potremmo contrastare le armi di Satana, che sono la paura, la confusione, il dubbio, i rancori, gli odi, le divisioni tra i discepoli di Cristo. Sbalordisce innanzitutto che questo messaggio provenga da un luogo dove la conoscenza del mondo attuale e i suoi problemi siano pane quotidiano. Ma questo linguaggio arcaico, quasi ridicolo, scontato definirlo medievale e beghino, ci fa riflettere non solo sulle questioni di difesa della morale laica e sugli storici tentennamenti e ambiguità della Chiesa, mai come oggi in bilico tra verità assoluta e compromessi con la società liberale, ma ci pone una semplice e profonda domanda: qual è l'essenza dell'uomo moderno? Ora moderno è un termine strano, lo si usa per svilire o per esaltare. Moderno può significare decadente, corrotto, rovinoso, ma può anche esprimere la capacità di superare il disordine contemporaneo. Moderno può significare la possibilità delle migliori menti contemporanee a mostrare forza, sottigliezza, versatilità, duttilità, adattabilità e coraggio di affrontare tutto ciò che la storia del mondo ha scaricato sulle spalle delle generazioni odierne. Prima qualità per concretizzare tutto ciò è l'assenza di rigidità e di pomposità, le stesse che abbondano nell'anacronistico bollettino parrocchiale, da noi accolto con un sorriso, perché ironia e levità appartengono allo spirito dei nostri tempi. Primo appuntamento sabato alle 15 sul tema caratteri generali della cultura araba. E per concludere, un'altra beffa per tutti i cittadini ragusani. L'impianto sportivo di pattinaggio, opera grandiosa e quasi compiuta, chissà quando sarà fruibile, considerato le troppe pecche. Vi lascio adesso a questo servizio di Giorgio Antonelli e vi rinnovo l'appuntamento con i programmi di Telenova. Buona serata. Quando negligenza ed imperizia vanno a braccetto con la pubblica amministrazione. Il pattinodromo di via Colaianni ne è un esempio emblematico. Una struttura coniata da anni, finalmente quasi ultimata, ma già inutilizzabile, almeno per le manifestazioni agonistiche, non per i vandali, che vista la mancanza di una rete di recinzione e protezione, hanno scoperto un nuovo campo di battaglia dove effettuare impunemente le loro irrefrenabili e devastanti scorribande. L'odissea che vive l'impianto di pattinaggio ha dell'inverosimile, una storia paradossale che il fiduciario provinciale della federazione hockey e pattinaggio Sara Caschetto narra con rabbia e costernazione. Solo nel giugno dello scorso anno, spiega la Caschetto, sono state informate che era in corso di costruzione, nel quadro di realizzazione di un progetto polivalente, la pista di pattinaggio. È stato il tecnico incaricato dal comune, architetto Causarano, ad invitarmi a visitare la struttura per verificarne la funzionalità tecnica. Per me è stata una notizia splendida, visto che da anni mi battevo in uno alle 5 società della provincia affiliate alla FIHP per avere un impianto degno di tal nome, e già fantasticavo sull'organizzazione di manifestazioni a carattere europeo. Una tegola però si è abbattuta sulle nostre speranze non appena ho visitato la struttura, palesemente difforme alle norme regolamentari, quindi inutilizzabile anche per gli allenamenti, ma oltremodo pericolosa per le incongruenze tecniche che la contraddistinguono, anche per coloro che intendono svolgere solo attività amatoriale o ricreativa. In pratica i tecnici per elaborare il progetto si erano serviti di un vecchio e superato manuale sull'impiantistica sportiva rinvenuto al CONI. Il progetto di via Colaianni in pratica ricalca elaborati di oltre 20 anni fa, con la conseguenza che il pattinodromo in corso di ultimazione non è assolutamente conforme alle nuove norme regolamentari. Forse ai tecnici era impossibile rivolgersi alla sottoscritta o direttamente alla Federazione Romana prima di avviare i lavori. Due giorni dopo il suddetto sopralluogo, spiega ancora Sara Caschetto, ossia il 26 giugno del 92, ho chiesto al sindaco, all'assessore allo sport e all'ingegnere capo di verificare la possibilità di modificare il progetto adeguandolo alle misure minime regolamentari. Nel contempo ho interessato la commissione impianti del CONI, che il 22 dicembre mi ha fatto avere un grafico planimetrico, mentre il 20 marzo scorso l'ingegner Vincenzo Damiani del CONI, alla presenza delle massime autorità cittadine e dei tecnici del comune, ha visitato la struttura bocciandola, come era ovvio, in toto. La pista è di 140 metri, 20 in meno rispetto al minimo regolamentare. Il raggio di curvatura e l'altimetria sono sbagliati. La pavimentazione non è stata realizzata, come suggerito, in marmette di graniglia, ma in cemento al quarzo, questione di soldi, che dovrà però essere totalmente sostituito non appena si sarà verificato
Un piccolo cedimento. Le ringhiere di protezione sono funzionalmente inadeguate ed anzi pericolose. Due giorni dopo il sopralluogo, non a caso, Damiano ha inviato una nota al comune in cui si indicavano i correttivi da apportare. A Palazzo dell'Aquila invece sbotta la caschetto, la posta viene cestinata, le parole restano lettera morta. Si è quasi ultimato l'impianto, infatti senza che proposte e suggerimenti venissero presi in esame. E alla sottoscritta è stato detto, ad ogni piezo spinto, che è meglio completare la pista e poi pensare ai correttivi. Come dire, sperperiamo risorse pubbliche, sino ad oggi è stato speso 500 milioni e poi per correggere i nostri grossolani errori cercheremo il modo di buttare al vento altro denaro. Dulcis in fundo, va detto che non è stato creato alcun sistema di protezione o salvaguardia dell'impianto, non ancora in funzione ma già alla mercé di tutti.